tendi l'orecchio e apri il cuore. Prima o poi, forse, anche tu la sentirai nella voce. Sarà un sussurro più tenue del canto di una madre e al tempo stesso più potente del fragore di un tuono. E quando succederà, ti assicuro che non potrai ignorarla né resisterle in alcun modo. Non importa quale forma assuma, se quella di una chiamata inaspettata che ti fa invertire il senso di marcia, oppure quella di una lenta e paziente guida che ti prende per mano, indirizzando il cammino e aggiustando la rotta. Ci sono momenti che finiscono per essere dimenticati e altri che lasciano un segno nel percorso, che ti dicono chi sei veramente e qual è il senso profondo della tua vita. Sono uno squarcio aperto sul futuro, sono quegli eventi, ordinari o straordinari, che tracciano un solco sicuro camminare per raggiungere la meta finale. Non è mai troppo tardi per mettersi in viaggio, neanche quando i capelli diventano caduti e i passi si fanno pesanti sotto il fardello degli anni. Non si è mai proprio perfetti e completi per vedere colmate le proprie lacune. Pensa a tutte le volte in cui io, Abramo, il padre della fede, prescelto da Dio, mi sono sentito difettoso e manchevole. Pensa quante volte il mio cammino ha subito una deviazione, alle cadute del regno d'Egitto o nella valle di Gerar, a quanta sofferenza ho seminato nel cuore di mia moglie Sara e in quello della sua schiava Agra. Entrambe aspettavano solo la mia decisione, invece ho preferito lasciar correre piuttosto che scegliere, lasciar fare piuttosto che agire. Come un custode negligente, mi sono addormentato sul guscio, permettendola di scordare e intrappolarsi nella mia tenda. Allora, nel silenzio, ho pianto lacrime di disperazione, mentre raccoglievo i frutti di ogni mia mancanza. A volte mi sarò sembrato codardo, impaziente o menzognero, perché proprio come te, anch'io, ho combattuto contro le debolezze dell'essere umano. E una battaglia nel campo della coscienza si trasforma sempre in dramma per lo spirito. Ma è proprio nelle storie di smarrimento che Dio si inserisce per scrivere i suoi misericordiosi versi di salvezza. È nei vissuti più logori che cuce amorevolmente i suoi rammenti. È nell'impossibile agli occhi umani che egli impastisce l'ordito e la trama del piano divino. Ricominciare da capo, cadere e rialzarsi innumerevoli volte per mettersi di nuovo in cammino verso l'ignoto è il destino dell'uomo. Ma lungo la strada e davanti ai vivi della vita non si è mai soli. Quella voce ci accompagna e ci guida anche quando il rumore del mondo si fa assordante e ci confonde. Ho ascoltato e amato quella voce più di ogni altra cosa. Mi ha chiesto di partire e di seguirlo, di recidere le radici e di lasciare la famiglia, di sacrificare i miei due figli, uno nelle fauci del deserto, l'altro su una pira ardente. Ho scelto di fidarmi, laddove la ragione del cuore mi gridava il contrario. Ho amato colui che dona più di tutti i suoi immensi doni. Nulla era più mio, nulla terra promessa, nulla discendenza infinita, e neppure il figlio tanto desiderato, il sogno di una paternità inseguita per lunghi anni. Solo allora l'Eterno si è rivelato e io ho capito il senso del mio vagabondare. Solo allora l'ho incontrato veramente. È relativamente semplice rispondere a chi ti chiama per offrirti un sogno, per quanto rischioso o azzardato possa sembrare, anche se sei avanti con gli anni, resti aggrappato alle poche certezze che ancora credi di possedere. Allora puoi ubbidire a quella chiamata improvvisa senza porti domande, senza rimpiangere ciò che lasci alle spalle, senza sapere neppure dove vai. In verità, Dio mi prometteva esattamente ciò che desideravo, una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia sulla riva del mare. Ma soprattutto mi prometteva un figlio che avrebbe continuato a pronunciare il mio nome con amore affinché io seguitassi a vivere anche quando la morte del corpo sarebbe sopraggiunta.
sua volontà umana con quella divina mentre facevo entrare Agar nella mia terra. Solo alla fine ho trovato il sorriso e il sangue, il compimento di ogni benedizione. Ma se tutto si fosse concluso così, senza la grande prova, mi avresti forse ricordato per la mia fede. Non basta seguire Dio quando ti promette le cose che vuoi. Lui mi ha chiamato una seconda volta perché gli offrissi non uno strappo radicale col passato e una vita errabonda, non lo strappo del cuore, ma l'amore più grande che avevo sulla terra. Ho taciuto davanti a quel comando nel timore di impazzire. Il Signore mi aveva donato quanto desideravo e ora chiedeva di restituirglielo in modo inaudito e brutale. Eppure ho continuato a fidarmi di colui che sembrava negare le promesse di tempo e fino anche se stesso. Ho continuato a credere nell'impossibile persino quando tutto sembrava perduto. Ho lasciato la